danni di calcio. Non sono mai nel processo, questo è un mio vanto. Promozioni sì, ma le protezioni mai. E neanche mai esoneri. Comunque, queste sono cose mie personali. Dopo 30 anni di calcio ho deciso di smettere. Di smettere perché non mi trovavo più nel calcio di oggi. Voi perché i ragazzi sono cambiati. Voi anche perché, senza nessuna offesa, perché in effetti sono genitore anche io, i genitori sono cambiati. Oggi fare calcio con certi genitori è impossibile. È impossibile, sapete cosa vuol dire? Io dico che è impossibile. Io ho avuto la mia esperienza dopo che ho fatto per tanti anni, dopo che ero entrato nel Carbone a fare il direttore sportivo. Mi chiamarono a fare il direttore, non avevo neanche più tanta voglia di stare in mezzo al calcio perché da di fuori vedevo tante cose che non andavano. Dopo quell'anno è stato talmente traumatizzante, a parte i ragazzi che avevano altre cose, forse non erano i ragazzi che avevo lasciato 30 anni fa, diciamolo francamente. Io sono cresciuto nel settore giovanile, ho iniziato ad allenare nel settore giovanile, quindi per me i ragazzi li conoscevo, anche il mio mestiere mi portava a essere a confronto con la gente, il che vuol dire che io la gente la conoscevo, vivevo in mezzo alla gente, quindi conoscevo gli alti e bassi di tutti gli altri. Però quando mi chiamò il Carbonia 4 anni fa, dopo l'anno diede le dimissioni perché sembrava un mondo completamente diverso, prima sia a livello di giocatori, ma poi questi genitori. Ma ragazzi, senza offesa ai genitori, perché genitore lo sono anche io, anche se mio figlio ormai è grande. Ma ragazzi, scusate il termine, rotture di coglioni, come i genitori di oggi, io non ne ho mai incontrato. Ragazzi, guardate che rotture di coglioni, come i genitori di oggi. Allora, tutti sono Maradona, i figli, gli allenatori non capiscono, scusa il termine, se ci sono donne, un cazzo, gli allenatori non capiscono un cazzo, l'arbitro, oh, te lo raccomando l'arbitro, quell'uomo in giacchetta nera, meglio mandarlo al diavolo che non capisce. Quindi io dico che fare calcio in questa maniera è difficile per chiunque, sia per l'allenatore che anche per gli stessi dirigenti. Io dico sempre a un genitore, l'importante è che il figlio faccia attività sportiva, quella è la cosa fondamentale, perché fare attività sportiva vuol dire toglierlo dalla strada, vuol dire toglierlo da certe distrazioni che ci sono nel mondo attuale, che c'erano anche ieri, ma oggi sono maggiori rispetto al passato. Socializzare. Quando io come allenatore, come dirigente, ho messo il ragazzo per 4-5 giorni fuori da certe distrazioni, ma dovrebbero essere ringraziati questi genitori. Perché in effetti tuo figlio non è stato in mezzo alla strada a correre tante sensazioni e tante tentazioni che potevi correre. Comunque, io queste sono mie considerazioni personali, che ad altre possono anche non essere condivise, però dico, dopo questa esperienza io ho detto calcio basta, l'avevo detto anche prima, e allora mi sono dedicato a scrivere. Una cosa a scrivere, ho pubblicato già alcuni libri, fra i quali quello del Carbonia, quello della Coppa Santa Barbara, quello della Montepone, tra i quali c'è anche un certo russo un po' giovane nella Montepone Iglesias. Niente, poi ho fatto, anche se non l'ho pubblicato, quella del Montevecchio. Adesso sto facendo, su indicazioni di Marco, dice perché non fare un libro sul Sant'Antioco. Io ho detto, tutto è possibile nella vita, per me non esiste quello, non lo faccio, tutto è possibile, anche le cose più difficili, è importante applicarsi a costo quel che costi. Io ho detto, io problemi non ne ho perché io ho molto materiale, io ho un archivio che forse, non per essere modesto, ma poca gente ce l'ha, sia a livello fotografico che a livello di dati. Quindi, forte anche dell'esperienza degli anni passati quando ho fatto questi libri, oltretutto sono anche collaboratore con altri scrittori che scrivono in continente nella pubblicazione di certi libri, io li do dei dati, quindi forte di questa esperienza ho detto per me ora è un gioco. Dico la verità, quando ho fatto il primo libro mi sembrava un inferno per uno che non si era mai cimentato a scrivere o perlomeno a fare i libri. E oltretutto anche perché allora lavoravo, quindi il tempo materiale non è che era molto disponibile per potermi dedicare, anche se poi alla fine andavo ogni giorno a letto all'una alle 2 di notte pur di riuscire a fare nel mio tempo. Comunque quell'esperienza mi è servita, anche perché con l'andare del tempo poi
i successivi libri sono stati molto più, diciamo, snelli nell'affrontare, perché avevo già accumulato una certa esperienza. Come si dice, l'esperienza è vitale per fare certe cose. Quindi, ritornando al discorso di Marco, Marco mi ha prospettato questa idea. Io l'ho presa anche così, quasi al volo, anche perché, oltretutto, a parte il fatto che avevo passato 2 anni qui a Sant'Antioco, l'ho avuto come giocatore, diciamolo francamente, il calcio è, diciamo, la mia materia più importante, al di là che può essere la famiglia e altre cose. Quindi ho preso un pochettino la palla al balzo e le ho detto: io sono in condizione di poter fare quel tempo, devi farti riportare alla luce tutta la storia del Sant'Antioco. Anche perché io non dico che mi innamoro, mi faccio prendere un po' quando scopro cose che io ho scoperto che non avevo mai nato. In fondo parliamo del 39-40, quando ci sono le prime partite del Sant'Antioco. Io non ero neanche nato, quindi non so neanche chi erano certi giocatori. E quindi apprendere certe cose, eccetera, mi fa piacere, mi arricchisce anche tutto il mio bagaglio sul lato sportivo. E quindi le ho detto: sì, mettiamoci d'accordo, io ti faccio tutta la parte statistica. Cosa vuol dire la parte statistica? Vuol dire che praticamente io sono nelle condizioni, sempre che nel limite del possibile, anche perché qualcuno lo ignora. Guardate che i giornali sardi, specialmente più in Sardegna che dall'altra parte della Sardegna, nei periodi, diciamo, sia del fascismo che subito post-fascismo, in Sardegna esistevano 2 giornali, i giornali cosiddetti principali, ed erano l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna. La Nuova Sardegna addirittura interruppe la sua pubblicazione nel 1928 perché il regime fascista decise di tagliargli le ali, perché era contraria al regime fascista. Quindi interruppe le sue pubblicazioni la Nuova Sardegna, e riprese subito dopo la guerra nel 1948. Quindi potete capire che trovare materiale su questi 2 giornali, che in effetti erano i 2 giornali fondamentali per l'isola, di figlio d'arte, Miletto, figlio d'arte. Il DNA non può sbagliare. Dove a un certo punto ci sono delle pubblicazioni di giornali. A un certo punto si staccarono.